un ringraziamento particolare al dottor Catucci. Insieme alla moglie e a tanti altri ragazzi hanno fondato la Misericordia. Nostri sono lontani, sono sempre stati con la Misericordia, anche se non occupano nessun incarico all'interno del magistrato, comunque sono sempre con noi, collaborano e danno il loro massimo del contributo. Poi c'è il nostro vice governatore Angelo Tappenco. E tutti gli altri. Si sentiranno fresco. Comunque tutti fanno tanto, io sono quello che fa meno di tutti. Faccio pochissimo. L'unica cosa che faccio è ricevere ordine. Domani vai là, dopo domani porta questo là e dico va bene, va benissimo. Però loro lavorano, il lavoro vero lo fanno loro, io per farmi sapere solo quello che posso fare. Naturalmente sono solo cartacce che faccio, nient'altro. Ok, grazie. Passo la parola al dottor Catucci, mi raccomando, se poi diamo apertura al convegno per proprio. Grazie. Le misericordie hanno le loro origini nelle prime forme di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità che prese il nome di confraternita. È nel Medioevo che queste forme di aggregazione assumono un'identità più definita. Dal X secolo in poi, in queste tipologie, le confraternite di devozione che consentono la partecipazione più diretta dell'ACI alla liturgia. Le confraternite dei penitenti che pongono l'accento sul rigore di e sulla necessità di pentimento e della penitenza. Le confraternite del mestiere che uniscono attorno al culto del santo patrono i membri di una stessa professione, presentando agli associati servizi di mutuo soccorso. Le confraternite di beneficenza, le misericordie in Toscana, in Spagna, in Portogallo e altre regioni che, nella pratica della carità, offrono servizi specifici di assistenza, gestendo ospedali, curando la sepoltura dei morti. Abbiamo un progetto di collaborazione con l'amministrazione comunale. Abbiamo chiesto la vostra collaborazione. Finalmente il nostro partner ha visto il suo primo giorno di scuola e quindi ha avuto modo, come tutti gli altri ragazzi, di frequentare ogni giorno quello che è il luogo dell'educazione e della formazione. Abbiamo aperto il nostro centro diurno, mancava il trasporto per i ragazzi diversabili, la Misericordia è stata pronta subito ad intervenire dicendo sempre il suo sì al servizio. E il tema forte di questa sera, concordi nella carità. Concordi significa avere la capacità, secondo l'etimologia, di mettere insieme i cuori, e i cuori si possono mettere insieme soltanto nella carità, e carità uguale amore. E poi avete lanciato un'altra frase forte, ce l'abbiamo nel sangue, il bene noi dovremmo averlo tutti nel sangue, nel nostro bene. Ok, ripariamo ad errore, Presidente. Adesso diamo la parola al nostro sindaco, dottor Carasco. Grazie. Il tema è sicuramente impegnativo, specialmente nel contesto sociale, sociopolitico, sociopolitico economico in cui viviamo e che stiamo attraversando. Ci rendiamo conto certamente della gravità, tra virgolette, non per essere mortificanti, per scoraggiare nessuno, però è una situazione che può preoccupare e preoccupa. Basta un po' di senso di responsabilità per capire quanto può preoccupare, però non per questo ci dobbiamo allenare, ci dobbiamo seguire. Non è per niente giusto, non è per niente incoraggiante. Il proposito di andare avanti, di continuare a guardare avanti, di credere nel progresso, una possibilità abbiamo di coltivare quei valori morali che ci danno la forza di andare avanti.
Il nostro messaggio iniziale, quello che vi proponiamo, è la solidarietà, una coesione solidale, vedete gli altri, prendersi per mano, proseguire in un percorso nel futuro. Abbiamo presente anche, facciamo in modo di non trascurare quello che è di utile ci viene dal passato, ma andiamo avanti. Se ci mettiamo l'impegno personale, se ci mettiamo il coraggio di guardare avanti, di credere nei valori, possiamo andare avanti. Avremo le idee e avremo la possibilità di concretizzarle. La difficoltà di concretizzare le cose a volte è semplicemente spiegata dal fatto che mancano risorse, mancano, o meglio, risorse economiche, perché le risorse ci dobbiamo impegnare ad andare a ricercare quelle risorse che diventano un impegno per tutti. Pur di andare avanti faremo in modo di trovare la possibilità di realizzare, speriamo, occupazione o comunque opportunità, perché oggi si pone in modo molto, molto rilevante, no? Molto rilevante l'importanza di riuscire a vivere le possibilità di sopravvivenza, o meglio le possibilità di prevenire nel futuro. La solidarietà, la civiltà, la responsabilità sono dei valori importanti che danno forza a quello che può mancare nella situazione di oggi. Pensare di fermarsi solo perché magari l'IVA sta attraversando un momento delicato, era il nostro punto di riferimento, ha dato lavoro a tante famiglie, a tanti capi famiglia, a tanti figli, a tante persone che hanno anche lasciato la terra per andare nell'industria. Bene, oggi forse possiamo anche riconsiderare il valore della terra, il valore dell'agricoltura, il valore del turismo, cercare quelle possibilità alternative, perché è giusto che guardiamo sempre avanti. Il benvenuto e l'elogio a chi si interessa, a chi occupa il proprio tempo anche nel volontariato, cioè nel volontariato che si esprime il senso di responsabilità e di coesione. È la manifestazione più elementare di quello, è più semplice di quello che può essere il senso di vedere il futuro più prossimo, migliore. È un impegno di tutti. Il grazie a quei giovani che anche a metterci in persona, però sicuramente guadagnano in dignità e in senso di miglioramento della vita se pensano agli altri. Se riusciamo a vedere il progresso per tutti, siamo in grado di avere la gratificazione che il miglior prezzo o il miglior contributo che possiamo ottenere nella vita, se riusciamo a pensare non solo a noi stessi ma a tutti quelli che ci circondano. Grazie. Un verso di storia. Allora era molto più importante il sindaco attuale, che io facevo l'assessore alla sanità e lui non era nessuno, no, purtroppo non ci siamo investiti in nessuno. Allora dovevamo fare il PTH a Roma, PTH Rita, un punto di intervento. Allora io dovevo andare alla ricerca dei medici perché purtroppo dovevamo basarci sul volontariato umano. Allora il dottor Tarasco è sempre stato disponibile, però è stato un'anima misericordiosa, quindi anche lui in quella famosa estate fece praticamente il misericordioso, quindi fece dei turni anche a Roma come medico della misericordia, quindi anche se lui non se lo ricorda, però ha fatto parte di questa famiglia. Grazie. Sono Gianfranco Gilardi e sono il vicepresidente di Conferenza Regionale Puglia delle Misericordie d'Italia. Io rappresento le 43 misericordie che esistono in Puglia e sono tutte associazioni che fanno capo alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che è un'organizzazione nazionale impegnata nel territorio. Le nostre misericordie sono tutte dedicate ai servizi socio-sanitari e protezione civile e oggi siamo qui presenti nella Misericordia di Palagiano per festeggiare questa prima festa, il primo incontro della misericordia con le altre misericordie, con la cittadinanza, in occasione anche della prima solenne vestizione.
il mio ruolo è quello di essere un po' il coordinatore, rappresentante anche della Confederazione del territorio, e insieme con me ci sono quattro coordinatori zonali provinciali che si interfacciano nel territorio con un territorio ben disegnato che fa capo sostanzialmente alle province. Questa nostra organizzazione permette di essere tutti uniti, di essere anche solidali ci permette appunto uno scambio di informazioni, quindi una rete vera e propria che crea in Puglia un'attività efficiente sotto tutti i punti di vista, sia a livello di attività ordinaria che può essere quella sociosanitaria, sia quella di protezione civile, quindi nell'emergenza. Sono Antonio Teodosio, consigliere nazionale e di presidenza delle Misericordie d'Italia, qui a Palagiano, inviato dalla Confederazione Nazionale per rappresentare la Confederazione, per star vicino al confratello e consigliere Gianfranco Girardi, vedere le realtà pugliesi e soprattutto far sentire la vicinanza di Confederazione qui alla Misericordia di Palagiano, una misericordia che è cresciuta tanto, che ormai ha raggiunto la maggiore età e che sta camminando da sola e soprattutto cammina nel modo giusto. Cammina nel rappresentare quei valori di fratellanza, quella carità cristiana che vogliamo manifestare in tutto il territorio e che cerchiamo di manifestare in tutta Italia. E quindi per me è davvero un onore poter rappresentarla, e soprattutto è un onore annoverare la Misericordia di Palagiano quale nostra consociata a Confederazione Nazionale. La presenza di tanti confratelli non fa altro che rafforzare il movimento delle misericordie e soprattutto ci fa capire quanto è importante questo movimento in queste terre. Thank you.
Sono Vincenzo Caputo, un socio della Misericordia di Palagiano, sono iscritto dal 2000, mi sono avvicinato a questa associazione per portare spiriti di volontariato, perché a me piace molto fare volontariato e aiutare la gente bisognosa. Una delle esperienze che ricordo sono quella dell'alluvione del 2003, quando si è avuto questo forte nubifragio a Palagiano. Ci siamo dati da fare con tutte le forze ad aiutare la gente che aveva bisogno, a togliere acqua, a pulire fango. Ed era bello vedere la gente che sorrideva quando tu portavi una mano, aiutavi loro. Poi un'altra esperienza molto forte è stata quella di Stato, dell'uragano. Quando noi siamo arrivati lì, a dire la verità, mi sembrava come se stavamo in America, perché quelle scene le vedevo solo nel telegiornale. Beh, quando sono arrivato lì mi sono dato da fare, era un'esperienza che non avevo mai fatta in tutta la mia vita. Siamo arrivati lì e non sapevamo cosa fare. A un tratto un mio confratello mi dice: beh, che dici, andiamo a aiutare questa gente. Ci siamo dati da fare con tutte le forze, a togliere rami, alberi abbattuti, c'era anche l'amianto, abbiamo lavorato con l'amianto. Si avvicinò un confratello e mi disse: dai Vincenzo, diamoci da fare, aiutiamo questa gente. Beh, con poche forze, con una sega a mano addirittura, perché ancora le motosighe non erano arrivate, abbiamo tagliato tanti di quegli alberi. Però mi ricordo una scena bellissima: c'era una bambina che piangeva, che aveva rotto dei giocattoli, il tornado aveva rotto dei giocattoli. Io sempre con questo confratello l'abbiamo presi pezzi e glieli abbiamo dati. In quel poco che abbiamo fatto, penso di aver portato un po' di serenità e gioia a questa gente che aveva bisogno di noi. Lancia un appello ai giovani della tua età. Io lancio questo appello e dico: è bello fare volontariato, è bello aiutare la gente, però per fare volontariato e aiutare la gente lo devi sentire nel cuore. Perché se lo devi fare giusto perché per dire: se io ho aiutato quello, è brutto così. Lo devi sentire dal cuore, una cosa che ti deve venire dal profondo del cuore. E poi le cose vengono mano a mano e sarà sempre più bello. Mi chiamo Floriana Plantamura e io faccio parte della Misericordia da circa un anno, anche se prima facevo parte sempre nell'ambito del volontariato. E voglio ricordare, oltre alle altre catastrofi che purtroppo hanno colpito la nostra popolazione, come l'alluvione di Palagiano o anche l'uragano di Stat, voglio ricordare anche una grande e bella emozione che è stata aiutare il popolo dell'Emilia, quando anch'io ho partecipato per aiutare la popolazione che aveva subito il terremoto. Beh, io con altri confratelli e un'altra consorella della mia associazione siamo partiti proprio per aiutare questa gente e abbiamo deciso di partire dal giorno alla notte per rendere loro almeno un sorriso. Infatti, una volta che siamo arrivati lì, abbiamo aiutato molta gente, abbiamo cercato di far tornare a loro un briciolo di gioia, abbiamo aiutato anche a smontare un campo per poterli ridare un'abitazione, poter tenere la gente non nelle tende ma in un'abitazione, anche perché purtroppo era fine estate, quindi arrivava l'inverno, arrivava la pioggia. E quindi abbiamo cercato di smontare un campo e di dare un'abitazione almeno alla gente con dei bambini, perché era fondamentale dare ai bambini, perché è importante aiutarli e non far crescere loro in un trauma. Quindi è stata un'emozione bellissima avere un loro sorriso, partecipare alle riunioni che c'erano la sera, dove raccontavamo un po' di emozioni di tutta la giornata. È stato bello anche perché abbiamo conosciuto altri confratelli dagli altri Misericordia di tutta Italia. Abbiamo stretto delle amicizie che tuttora vanno avanti e siamo proprio felici di aver partecipato come Misericordia di Palagiano a questo evento. Anche se era un evento calamitoso, però ha portato davvero tanta gioia, specialmente nei nostri cuori. È stato importante, è stato anche molto, ma molto significativo portare una mano, un abbraccio, anche una sola carezza a coloro che purtroppo avevano perso tutto, improvvisamente, ma avevano perso tutto. È stato molto bello. E ci sono altre esperienze dove è importante che la gente si senta sicura, si senta protetta e anche molto, ma molto
diciamo consolata, perché certe volte basta anche solo un sorriso per ridare la gioia nel cuore. Allora voi portate non solo un aiuto materiale, ma anche un aiuto morale. Certo, è molto importante portare anche l'aiuto morale, perché l'uomo non vive di sole cose materiali, è importante anche quello che ha nel cuore, e bisogna averlo nel cuore il volontariato se davvero vuoi fare volontariato.